Andiamo avanti, il secondo premiato di questa categoria di creatori di valore è Eurostands, contributo alla ripartenza e capacità di reagire, di rinnovarsi nell'emergenza. Abbiamo con noi il dottor Maurizio Cozzani, che è amministratore delegato del gruppo, un gruppo che lavora nel settore della progettazione e produzione di allestimenti, un gruppo che si è veramente trasformato, no, da piccola realtà decorazione e di grafica pubblicitaria, ha avuto negli anni 70, 80, 90, insomma, una grande trasformazione. Quindi do subito il benvenuto a Maurizio Cozzani. Grazie, buongiorno e grazie per questa opportunità che quanto mai mi sembra opportuno partire innanzitutto da dove mi trovo. Io in questo momento sono in collegamento da Cortina d'Ampezzo. Come ben sapete, sono stati inaugurati ieri i 46esimi mondiali di sci, e dove la nostra società, che si occupa di architettura temporanea e di construction, ha allestito gran parte degli spazi espositivi di questo mondiale, che seppur a porte chiuse sarà una grande occasione per il nostro paese. Come è stato citato ieri, è il primo grande appuntamento che riapre dopo le difficoltà pandemiche. Ma in realtà, nel ringraziare Fondazione Italia Cineclass CNBC per questo premio, che desidero innanzitutto dedicare alle donne e agli uomini della nostra società, mi pare quanto mai opportuno creare e immaginare questo bridge che sulla perla delle Dolomiti è già partito e che darà appuntamento a Beijing 2022, dove la nostra società, mi auguro, possa creare opportunità di business per il nostro design e per il Made in Italy, aspettando Milano Cortina 2026. Quindi un bridge che a tutti gli effetti è partito. Noi è dal 1998 che siamo presenti in Cina, abbiamo un ufficio a Shanghai e uno a Hong Kong, e anche in quel caso la nostra società partì per un'avventura che era l'Expo di Shanghai, ancor prima attività dedicata al design italiano per i grandi clienti che decisero di poter aprire i propri uffici, negozi o partecipando alle numerose fiere sul mercato cinese. Quanto mai oggi per il nostro consiglio d'amministrazione, per i nostri azionisti, la Cina, dopo gli effetti della pandemia che ha di fatto bloccato il mercato europeo dei grandi eventi e delle manifestazioni fieristiche, è nel mirino come obiettivo principale. Lo sport lo sta diventando, e quindi mi pareva quanto mai necessario dedicare parte di questo mio intervento ai Giochi Olimpici di Beijing, alle prossime Olimpiadi di Milano, partendo da dove mi trovo oggi, questa mattina qui a Cortina, per i mondiali di sci. La nostra azienda, come ho detto, è una società che fa costruzioni, architettura temporanea, design. In Cina abbiamo 5 dipendenti che si occupano di project management, di architettura, ci sono geometri, ingegneri e architetti, e che ci danno l'opportunità di seguire i nostri clienti, che sono prevalentemente europei e che cercano design e qualità italiana. La nostra è una fabbrica nel cuore della Brianza, dove da oltre 70 anni ci occupiamo proprio di questo grande settore. Il nostro fondatore fu uno dei primi a decidere di investire all'estero. Noi siamo presenti, oltre che in Cina, a Londra, e operiamo sostanzialmente in tutti i mercati europei. Quindi desidero ulteriormente ringraziarvi e dedicare questo premio a tutti i miei collaboratori. Benissimo, grazie allora a Maurizio Cozzani, amministratore delegato di Eurostands. Abbiamo visto delle bellissime immagini scorrere, che erano immagini ovviamente che ci ricordavano i tanti eventi che in questo momento sono stati sospesi, ma che presto speriamo riprendano. Uno sicuramente è quello però di Cortina, che è in atto, e questo ci fa molto piacere sapere che, insomma, Cozzani con Eurostand è presente in qualcosa di fisico che avviene in questo momento.